Liberalismo, specializzazione ed eclettismo. Articolo uscito sul Movimento Libertario. Birindelli racconta che quando andò a Londra a fare un master in filosofia politica alla London School of Economics, si rese conto che nel corso di filosofia dell'economia non c'era nessuna lezione, seminario, testo, articolo dedicato al liberalismo classico in generale e alla scuola austriaca di economia. Il capo del dipartimento disse: noi quella roba lì non la trattiamo. Eppure Hayek, premio Nobel per l'economia, uno dei maggiori esponenti della scuola austriaca, aveva insegnato proprio in quella stessa scuola, la London School of Economics. Anche nel corso online di filosofia politica dell'Università di Harvard non si trova una sola menzione degli esponenti del liberalismo classico, del libertarismo e della scuola austriaca. Lo stesso al corso di laurea in economia all'Università La Sapienza di Roma, dove ha studiato Birindelli, tutte queste cose non facevano parte dei corsi di studio. C'è quindi un rifiuto a priori da parte del mondo accademico rispetto al liberalismo classico in generale e alla scuola austriaca di economia in particolare. Eppure le teorie coerentemente liberali, come la teoria dei cicli economici della scuola austriaca, sono le uniche in grado di spiegare la crisi economica e finanziaria attuale, mantenendo coerenza fra micro e macroeconomia. Quindi se queste cose non vengono trattate all'università non è certo per la pochezza dei contenuti. Anzi, queste teorie garantiscono una coerenza astratta fra economia e filosofia, tra comportamenti individuali e i più generali principi filosofici. Quindi gli argomenti sono molto solidi. Allora perché questo netto e totale rifiuto a priori? La prima ragione è che il liberalismo implica un cambiamento molto importante, quello di sistema di riferimento, un cambiamento grosso, cioè il passaggio dall'idea che è la legge a derivare dall'autorità a quella che è l'autorità a derivare dalla legge, cioè il passaggio dall'idea che è la legge a orbitare attorno all'autorità all'idea opposta. L'establishment accademico è tendenzialmente conservatore e avverso ai cambiamenti. La mente umana ha una grande inerzia e una resistenza all'innovazione. Questo non si vede tanto o soltanto nella massa ignorante che viene facilmente governata, quanto piuttosto dai professionisti con un interesse privato nella tradizione e nel monopolio dell'educazione. L'innovazione è una doppia minaccia per le mediocrità accademiche. Mette in pericolo la loro autorità oracolare ed evoca la più profonda paura che l'intero edificio intellettuale che esse hanno laboriosamente costruito possa crollare. Dunque bisogna opporsi all'interferenza dello Stato nell'educazione. Un'altra ragione alla base del rifiuto a priori del liberalismo classico è la specializzazione, cioè il sapere sempre di più di qualcosa che è sempre più piccolo. La specializzazione non è un male di per sé, anche Hayek dice che la ricerca necessariamente richiede specializzazione. Basta che non diventi un dogma, altrimenti non lascia spazio ad altri approcci e va a tarpare le ali alle persone e ai giovani. Infatti, se una persona di per sé è eclettica, per conformarsi agli standard dominanti, è incentivata a castrare questa sua vocazione e a specializzarsi. Quindi la specializzazione diventa una tirannia che contrasta la valorizzazione dell'individualità. E l'individualità è condizione necessaria al libero mercato. Birindelli fa l'esempio di Steve Jobs, personaggio eclettico senza il quale la Apple non sarebbe nemmeno nata. Steve Jobs diceva «sì affamato, sì folle», e lui stesso frequentava corsi di calligrafia per puro piacere senza aver nessun progetto in testa per mettere in pratica le cose che stava imparando per passione e che poi si sarebbero rivelati fondamentali molti anni dopo per lo sviluppo e il successo del Mac. Jobs spiega che amava quello che faceva e che ciascuno deve trovare quello che ama. Il tuo lavoro riempirà una parte importante della tua vita. Per essere veramente soddisfatto devi fare quello che tu ritieni sia un bellissimo lavoro. Devi amare quello che fai, perché il tuo tempo è limitato, quindi non sprecarlo vivendo la vita di qualcun altro, cioè con i risultati dei pensieri di altre persone. Abbi il coraggio di seguire il tuo cuore e la tua intuizione. Dunque, prosegue Birindelli, l'eclettismo, la non specializzazione è essenziale non solo per il libero mercato, ma anche per la scienza in generale, e in particolare per le scienze sociali, che riguardano la persona umana e sono interrelate tra loro. La specializzazione pura può essere d'ostacolo perché nessuno può essere un grande economista se è solo un economista. Il liberalismo classico unisce economia e filosofia, storia e psicologia e altro ancora, e quindi risulta indigesto al pensiero dominante che osanna ed esalta la specializzazione e la compartimentalizzazione. Il pensiero dominante, abituato alle sue formule, alle sue tabelle, alle sue aggregazioni macro, che hanno così poco a che vedere con l'azione umana, non riesce a seguire il liberalismo, a organizzarlo a causa del suo eclettismo. Allora, non riuscendolo a capire, invece che andarlo a leggere, a studiarlo, a fare domande, incuriosirsi,
Lo denigrano, lo bandiscono, lo rifiutano a priori. Una tipica frase che si sente spesso, o anche da parte delle personalità politiche, è questa: al paese servono più scienziati e più ingegneri. Questa è una tipica frase che esprime il collettivismo. E il collettivismo implica una strage dell'individualità. Infatti, al paese servirebbero persone che fanno quello che vogliono fare, che si entusiasmano per quello che fanno, che lo fanno bene, qualunque cosa sia, e che abbiano il necessario coraggio. Anche la frase al paese serve implica l'idea di una società intesa come organizzazione, dove tutti i suoi membri lavorano in funzione di uno scopo collettivo e quindi arbitrario e stabilito dall'alto. Questo può andare bene per un'azienda, ma non per la società, che quando viene concepita come organizzazione, diventa un totalitarismo. Una società libera invece è un ordine spontaneo dove le persone, purché agiscano all'interno della legge, con la L maiuscola, cioè principi generali, astratti, regole di comportamento individuale valide per tutti allo stesso modo, ecco, purché agiscano all'interno della legge, le persone sono libere di perseguire i propri fini individuali e devono essere libere di farlo da qualunque interferenza da parte della società e libere anche dalle interferenze dello Stato. In una società libera la frase al paese serve non ha senso. È alle persone che serve trovare quello che amano fare. E non come avviene oggi che le persone eclettiche sono scoraggiate, schiacciate dai modelli dominanti, e in particolare dalla specializzazione.